Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo aggiornamento di Studio One alla versione 3.5. Analizziamo velocemente tutte le nuove features. Una delle feature più interessanti è sicuramente l'aggiornamento del motore audio. Infatti è possibile ora spostare il device proc size fino a 16 samples per ottenere circa un millisecondo in ingresso e in uscita ed avere una latenza bassissima nell'audio monitor. Infatti se ci spostiamo nella posizione di processing troviamo appunto un low latency monitor che viene appunto gestito dal nuovo motore audio, l'uso migliorato quindi sia della latenza sia della gestione dei processori all'interno del nostro computer. È stato inserito un dropout protection che è possibile settare all'interno di questa stessa finestra. Ovviamente spostandoci con una latenza più alta abbiamo comunque la possibilità di lavorare a un 3 millisecondi più 8 anziché gli standard 511 e 131. Lavorando in modalità minima abbiamo 64 samples di block size, ma il controllo della latenza viene migliorato in maniera esponenziale, perché possiamo notare che normalmente un round trip audio, quindi un ritorno del segnale audio all'interno della DAW, occuperebbe un 387 millisecondi contro i 3 millisecondi della gestione del nuovo sistema audio. Negli instrument, quindi nella parte MIDI, avremo 6 millisecondi di latenza, mentre ora non ci sono più, per cui non sentiremo più latenza quando suoniamo gli strumenti MIDI ed abbiamo un monitor attivo. L'altra novità riguarda il mixer. Infatti è possibile ora avere il sistema undo anche sulla parte del mixer, per cui possiamo spostare un fader, andare sopra nell'edit, undo, e il fader torna nella posizione precedente. Questo è un improvement molto importante per chi missa e spesso deve tornare su alcuni passi all'interno del mixer. Le altre novità riguardanti sempre il mixer sono relative alla funzione bypass ora introdotta all'interno dei plugin. Quando noi la attiviamo, infatti, il plugin si trasforma in giallo. In questa modalità abbiamo il plugin sempre attivo ma in funzione bypass. Rimanendo nella sezione appunto riguardante il mixer, abbiamo un nuovissimo plugin di Channel Strip, tutto ridisegnato, infatti viene chiamato appunto Fat Channel XT, e vediamo come funziona. Inseriamolo direttamente nella nostra finestra di mix. Come vediamo, la grafica è completamente ridisegnata. Con questo pulsante attiviamo tutte le sezioni del plugin. Abbiamo quindi un high pass filter di default, un gate, la sezione del compressore, l'equalizzatore e il limiter. I preset di base sono estremamente funzionali e ben disegnati. Il plugin può essere utilizzato anche nella modalità completa o nella modalità singola, quindi utilizzare soltanto alcune parti accendendole e risparmiando quindi sulla CPU il processing. Vediamo le sezioni. Il gate ora ospita anche un K-Listen per il sidechain, il compressore stesso sistema, l'equalizzatore può utilizzare le bande, le quattro bande a disposizione in maniera indipendente, oppure trasformarne alcune appunto in high pass filter e low pass filter. L'altra novità riguarda l'analizzatore di spettro. Apriamolo direttamente qui. Infatti il nostro spectrum meter ha subito una variazione a livello visivo, quindi adesso abbiamo anche un'analisi a 12 ottave. Il riconoscimento delle frequenze e della nota di riferimento, per esempio questo picco qui è 151 Hz, Re. Estremamente più dettagliato rispetto a prima. Altre novità fanno riferimento invece alla sezione Arranger, vediamo subito. Apriamo per esempio questo loop. E nella nuova funzione Bounce to New Track
possiamo far modo che il loop non attraversi gli effetti nel master, come invece prima avveniva. Per cui adesso il loop farà il suo bounce nella nuova traccia senza avere l'influenza del master FX che si trova appunto nel master mixer. Mentre invece viene mantenuta la possibilità di fare il bounce con gli effetti che troviamo nell'insert della traccia. Altre novità di aspetto grafico sono state inserite nell'export mixdown, dove la finestra adesso viene suddivisa in due, come anche nell'export stems. Altre novità nella finestra di time stretching, infatti ora è stato tolto il vecchio audio band ormai obsoleto. In funzione appunto troviamo il drum elastic direct, il sound elastic direct format e il solo elastic pro monophonic format. Alcuni altri bug fixing sono stati eseguiti, come ad esempio ora nella versione audio unit contact vede tutte le uscite separate, cosa che prima non accadeva ma funzionava soltanto nella versione VST. Sempre nella versione audio unit, ora una volta salvata la song, tutti i preset rimangono invariati, mentre prima c'era un bug per cui ogni preset che venisse salvato con il plugin spento veniva cancellato. Ora questo problema non esiste. Altri bug fixing sono stati eseguiti, vi rimando al manuale allegato alla nuova versione 3.5. Continuate a seguirmi sul mio canale YouTube, condividete il video se vi è piaciuto e continuate a seguire anche gli stessi video che vengono pubblicati su Music Off. Ciao a tutti!